Come va? Io sono Ferenichi. E io sono Steph. E questo è Giugio Crema 60 Seconds. E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno, che per oggi sono Michelle, Mario del Long Gamers 3, Raffaele, DHD e Franco. Ciao ragazzi. Grazie mille per la condivisione. Vi ricordiamo anche che altri 6 eroi verranno salutati nell'outro. E oggi vogliamo fare anche un saluto speciale a Malcolm, a cui purtroppo è morto il gatto. Sappiamo che è una situazione difficile e speriamo che con questo piccolo gesto potremo regalarti almeno un sorriso. Se devo essere sincero, non mi ricordavo che eravamo messi così male. Io non so perché ricordavo una situazione un po' diversa. Che fossimo messi almeno decentemente, invece le loro facce non promettono niente di buono. Allora, Ted credo che sia totalmente impazzito e l'abbiamo perso. Dolores, secondo lei, me con le braccia così non mi è una via di mezzo. È una via esatto. di mezzo ancora. E lei, secondo me, è stanca. No, Mary lei Jane... è stanca. Secondo me è stanca. Beh, no. E basta. Okay. Dici, ok. Ted la pazia. Dolores, la pazia, la fame e la stanchezza. Cioè, siamo messi malissimo, io ti dico la verità. Eppure meglio essere sicuri qua giù che morti lassù. Poi se lo dicono da soli, vedi, se danno le risposte sì. da soli sono una cosa assurda. Allora, hanno sempre fame, io non so, lasciamo stare però. Sì, lasciamo ma secondo te Dolores, se la mandiamo in spedizione adesso, può cavarsela? Allora, ragioniamo bene, ascoltami, okay. ascoltami, ti ascolto, ragioniamo bene. Ci sono. Ci dice che Ted è pronto ad andare fuori. Ok. Dolores è riposato ed è in buona forma. Io direi di provare a mandare almeno uno dei due. Okay. E pregare per il meglio. Perché non essendo messi così bene, io la vedo difficile se non mandiamo nessuno fuori. E Mary Jane non ce la può fare, non ce la può fare in nessun modo. Guarda un po', hanno fatto qualche scemenza perché si sono fatti bene dalla fretta. Abbiamo deciso di sbirciare fuori solo per un minuto per vedere se il negozio dietro l'angolo era ancora in piedi. Quando stavamo per uscire abbiamo sentito un ruggito nel buio e un paio di occhi feroci sono apparsi nel buio a pochi passi da noi. Di nuovo nel buio. Abbiamo avuto solo alcuni secondi per decidere cosa fare. Non abbiamo nessuna delle tre cose, speriamo che nessuno Oddio. Di venga mangiato. Sbranato. Qualcuno sbranato. Io me lo sento. No. No, no. Okay. Abbiamo perso qualcosa. Ho avuto davvero paura, ti dico la verità. Facciamolo. Una razione così per sicurezza. Sì, 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 sì. Allora, oggi abbiamo ospitato un mutante a casa nostra. Ma cosa dicono? Aveva qualche paio di mani in più, molto abili. Ci ha raccontato in breve la storia nel suo gruppo. Altri mutanti che, nonostante l'approccio strano di maggior parte delle persone, rimangono amichevoli con tutti. Ok. Ha promesso che se gli diamo un po' di provviste ci penseranno loro a difendere il nostro bunker dai banditi. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Sì. Non fare una delle tue scelte avventate come sempre. Ok. Ragioniamo un attimino assieme. Ok. Proprio. Guardami e ragioniamo. Ti sto guardando. Sì, 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 sì. Allora. Sì. Ok. Ho guardato il tuo schermo. Guarda. Sì, è tornata. Adesso se le cose andranno male per colpa tua. Fai vedere cosa è successo. Allora. Ok, almeno i mutanti abbiamo capito che sono delle persone oneste e ci proteggeranno. Ora, avevo paura che magari anche se gli dai il cibo ci avrebbero attaccato, che sarebbero successe cose brutte. Ma tanto a te non ne frega nulla. Il libro ci ha portato. Il libro è importante, ma ha rotto la maschera, ha rotto la valigia e non ha portato né fam, né acqua, né cibo. Facciamo una cosa, Ted, vai. Così non rischi di far fuori tutta la famiglia nella tua pazzia. Gli lasciamo un lucchetto. Ok, non si sa cosa gli potrà servire, ma gli lasciamo un lucchetto. Esatto, è un lucchetto magico. Magari ci parla, si sente più forte. Esatto. Lui deve soltanto tornare. Se poi muore me ne frega poco, ma deve riuscire a tornare a casa perché abbiamo bisogno di lui. Perché qua siamo messi proprio male. Ok, Ted è uscito, okay, si è portato okay. via questa Il cosa lucchetto. Allora, guarda qua. Siamo isolati dalla luce in questa gabbia stretta e arriviamo a stento a fine mese. Se vogliamo sopravvivere bisogna okay, agire. Ok, sono d'accordo. Vicino, nelle macerie si nasconde un gruppo di pensionati. Sicuramente hanno qualche scorta e secondo noi ne abbiamo... No, dai, no, no. Ma vuoi rubare le cose ai pensionati? Cioè, ti metti contro i vecchietti? No. Sì. È una cosa terribile questa. Lo so, però... Stiamo per morire... Dobbiamo farlo. Secondo me ti sparano. Vedrai che avranno un fucile e ti sparano. Perché è terribile questa cosa che stiamo facendo. È terribile. Ce lo meritiamo. Oddio. Oddio, è impazzita pure Mary Jane. Mi sa che si è sentita in colpa per aver rubato ai vecchietti e quindi l'abbiamo fatta impazzire. Ok. Ok. Vediamo il resoconto. Però abbiamo un medikit adesso. Bello questo. Siamo andati, abbiamo preso cose che ci servivano e siamo tornati. Questa gente se la caverà di sicuro. Puntini no. puntini probabilmente. Mary Jane è impazzita. È tornato Ted. Almeno Ted.
Ted è tornato, sappiamo che non è morto. Sì, ma io non capisco perché non possiamo usare il medikit per far curare almeno uno dei tre, perché probabilmente il medikit non va bene per curare la pazzia. Comunque io vorrei fare i complimenti a Ted, perché guarda quanto cibo ha portato. Cioè è stato bravo. Non avevo notato il cibo. Beh, stai impazzendo più di dolore. No, perché stavo... Allora, ascoltami, okay. Ero focalizzata su Ted. Sul stavo pollo. Guardando la sua bella barba, ah, okay. Vedi, guardando la sua mano che continua, no, a parlare a me... da sola. E non ho visto il cibo. Io non riesco a non guardare Mary Jane, questa cosa così, ma da forse, polletto. Ma forse vuoi vedere che ce la facciamo con tutto questo cibo? Vuoi vedere che ce la facciamo a vincere? Se possiamo curarli almeno uno dei tre, cioè o Ted a dolore, se sì. Se non possiamo curarli, secondo me, massimo due giorni a qualcuno strozza qualcuno. Quindi dici che si uccideranno tra di loro. Sì, comunque vediamo cosa tutto ha portato. Quattro di cibo, zuppe. Uno di acqua, uno di carte, due bottiglie d'acqua ancora. Mary Jane è prontissima per andare in cerca di rifornimenti e noi la mandiamo. Io direi, contando che senza dolore, so Ted, perdiamo la partita, sacrifichiamo prima lei, sei d'accordo? Guarda, qua sì, sono d'accordissimo. Allora aspetta, cos'è questa qua cosa? Avevamo un ottimo scambio, avremmo preso l'insetticida per quel lucchetto che io ho rotto perché l'ho dato a Ted. Però Ted ha portato tutte quelle cose, magari è stato grazie al lucchetto. Ascoltami. Sì. Ascoltami bene, sì, il lucchetto non serviva a niente. No. Il lucchetto, guarda, ti sto per tirare qualcosa, ma non trovo nulla in questo momento. Ascolta, trovo solo no. una penna. Cioè, sei un disgraziato. Ne sei sicura al 100%? Tu hai dato il lucchetto a Ted, sì, dicendo che non serviva a nulla. Gliel'hai dato, lui ovviamente l'ha perso, perché secondo me è l'avrà... È stato un portafortuna. No, guarda, sei un disgraziato. Ci saremmo presi l'insetticida che ci serviva per gli scarafaggi enormi. Anche per farci la doccia, perché ogni tanto loro propongono di farlo così. Sei una persona terribile. Questo perché fai le cose senza pensare. No, è stato utile, è stato un portafortuna, quindi lasciami in pace. Dovresti ringraziarmi di questa cosa. No, no, non ti ringrazio per niente. Andiamo avanti. Allora, lei la facciamo andare con un po' di carte. No, non buttare le carte. Potevano essere anche quelle un mezzo per barattare qualcos'altro. E hai ragione. E tu continui a sprecare le poche cose che abbiamo per, esatto, fare dei baratti. Cioè sei una persona... Evento. Vai. Una cosa che volendo potrebbe essere chiamata pranzo è stata oggi interrotta dalla voce rauca al di fuori della porta. Chiedente, volete comprare la pietra? Cosa vuol dire questa frase? Le emozioni sono calmate quando abbiamo notato che la voce era quella del vecchio Jim che abitava nella nostra città. Io ti giuro che ho difficoltà ogni tanto. Ti capisco. Allora, sembrava che aveva vissuto, ma non siamo mai riusciti a sapere l'indirizzo. Ma è Google Translate questa cosa. Questa è una perla, ti giuro, forse è la cosa migliore che abbiamo mai letto. Non è una bella cosa tenere gente insicuri? Allora, vogliamo comprare questa pietra o no? Io non ho capito una mazza. Aiutami perché non ho capito una mazza. Allora, c'è un tizio che conoscevano nella città, okay, che va in giro urlando dicendo di vendere una pietra. Ci stanno chiedendo se vogliamo comprare la pietra. Vuoi una pietra? Sì. Sì? Hai notato che Mary Jane sta tornando. Eccola! Eccola! Detto... Hai visto? Hai visto dietro cosa c'è? L'insetticida! È una mappa! Eppure la valigia! Brava, aspetta un applauso. Un applauso a Mary Jane perché ci sta salvando la partita. Altro evento, ormai uno dopo l'altro. Dopo aver contato tutta la scorta che abbiamo tutti, sono un po' giù. Che abbiamo tutti. Ok. Vabbè. È ora di fare qualcosa. Sappiamo che l'insegnante della scuola materna della zona è riuscita a salvare un gruppo di bambini e portarli nel bunker qui vicino. Ci servirà la scorta che hanno a loro disposizione. Ci servirà per davvero? Vero? Allora, siamo messi male. Allora dobbiamo fare una scelta, noi o loro. È brutto da dire, ma è così. Il fatto che anche se noi scegliamo noi, impazziscono ogni volta. Mamma mia, guarda, ragazzi, avete esagerato, dai. L'acqua. Potevate prenderne la metà. Più quattro. Cioè, ma scusa, cioè, allora li hai lasciati morire, no, potevi dividere. Non ho parole, sono cattivissimi. Non è colpa nostra, è colpa loro. Esatto, io ne avrei preso due. Scusa, cioè almeno dividi, fai un po' e un po'. Non è che gli devi portare via tutto. Però, adesso noi gli diamo da mangiare, ok? Guardami bene. Noi gli diamo da mangiare e da bere. Rimane metà zuppa, quindi vuol dire che fino al giorno 56 loro hanno da mangiare. E quindi siamo vicini alla fine. Esatto, i banditi bussano alla porta con le peggiori minacce. No, possiamo immaginare se li facciamo entrare. È il momento di prendere posizione, combattere o arrenderci. Perfetto, no, abbiamo perso al giorno 49. Yeah! Non adesso! No, è finita. No, non adesso! Devi accettarlo. No, non lo accetto, rimaniamo bloccati così. Vado? No. Vado? No. No. Non me lo dire che abbiamo perso in questo modo così terribile. È andata!
Cos'è successo? Non lo so. Cos'è successo? Leggiamo subito. È difficile dire chi era più scioccato. Noi o banditi dall'altra parte della porta quando sono stati aggrediti. Sì! Che abbiamo aiutato, ci hanno aiutato a loro volta. Devi dirmi che sta azzeccando tutto quest'oggi. Non provare a tirarmi altro. Non ho niente. Una bottiglia d'acqua. Leggi, vuoi? Leggi, okay, okay. Leggi, dai, dai. Il nostro amico ha mantenuto la parola. I suoi amici sono usciti dai loro rifugi quando quegli individui si sono appena avvicinati al nostro bunker. Ci hanno difeso i mutanti. Oh mio Dio, sono felicissima. Ero convinta che fosse finita questa partita, invece ce l'abbiamo fatta. Guarda! Non lo so. No, lo teniamo. Allora, Mary Jane oggi è stata terribilmente silenziosa. Noi e lei dovremmo provare a parlarci. Dai, Ted. Parlare è sempre una buona soluzione, secondo me. Parlare, conversare, raccontarsi i propri problemi. Brava. Sono pienamente d'accordo. Vediamo che dice. Nulla risolve i problemi meglio di una conversazione sincera davanti a una bevanda calda. Non abbiamo nessuna bevanda, figuriamoci calde. Però parlare solamente sembra funzionare lo stesso. Bene. Mary Jane. Aspetta, che forse hanno bisogno di acqua? Sul serio, Mary Jane ha ritrovato l'equilibrio mentale. Ted non si comporta in modo normale. È guarita. Sì. Ted invece continua a essere sempre un po' instabile, ma va bene. Abbiamo guarito almeno Mary Jane. Bene, parlandole, sì, bastava parlarle. Vedi? No. Vedi, cavolo. Allora. Non abbiamo nulla. Mutanti. Vi prego di nuovo i mutanti. Abbiamo dato Mary Jane come contrabbando. Che sì. È successo? Ted, era l'unica scelta, non oh è colpa no. tua. I nemici all'improvviso sono entrati nel nostro bunker e hanno sequestrato la nostra figlia. Quando la portavano fuori dal bunker, Mary Jane ancora combatteva, mordendo e calciando tutti attorno. Bravissima. Speriamo che non le fanno male, questo italiano. Ok, vabbè, hanno preso la meno importante. Ok, un gruppo vestito, acqua. Finché ci chiedono acqua noi la diamo, manco letto. Tanto acqua ne abbiamo. Adesso magari succede qualcosa proprio perché tu non hai letto. No, guarda. Non l'ho capito, ma è lui che impazzisce o cosa? Sì. Che facciamo? Non lo so. Aiuto, siamo quasi alla fine e ho paura di prendere decisioni. Che facciamo? Dobbiamo uscire subito. Aprite questa maledetta porta. No. 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 Ted. No. Guardaci negli occhi. Aiuto. Fine. Cavolo. Lo sapevo. Anche io. Cos'è successo? Scusa, almeno fammi leggere che è successo. Ok. Tenere la porta chiusa era la cosa giusta da fare, ma le tensioni sono in aumento nel nostro piccolo bunker. Ted non è riuscito a superare la sua pazzia. Okay. Sembra che vedi, però abbiamo fatto bene. Sembra che ascoltando i consigli della sua bambola fatta di calzini ha lasciato il bunker oggi ed è andato in una direzione a noi sconosciuta. Speriamo che Ted insieme alla sua crudele bambola si divertiranno tanto. Di tutti i posti dove avremmo potuto crepare, questo è probabilmente migliore. O anche no. E questo è il recap di tutte le nostre giornate. Ma che tristezza, c'è 56 giorni e non ce l'abbiamo fatta. Sono tristissima. Eravamo vicinissimi. Che delusione, Ted, che delusione. Però lo sapevo, era troppo pazzo per riuscire a durare. Avremmo quando ci hanno rubato tenere... Mary Jane è e finita. E poi anche dolore, capito? Lei sarebbe stata la nostra speranza, invece abbiamo perso pure lei. Sono tristissima, eravamo così vicini. Alla fine mancava davvero colpa poco tua. No, colpa tua. Ok, ci fermiamo così, è un peccato che non ce l'abbiamo fatta. Però vabbè, dai, pensavo che sarebbe andata peggio. Comunque dal giorno 20 al 56 siamo stati bravi. No, bisogna non siamo dirlo. Stati bravi, bisogna vincere. Non ha senso fare le cose se non si vince. Lo so, però devi accettare lo spirito. Purtroppo è colpa tua, quindi devi accettare comunque che hai sbagliato. Non ci ammetterlo provare. Pubblicamente. Non ci provare, guarda, perché sei stata una persona terribile durante tutti e due gli episodi. È appena passato un UFO nella schermata di Log Screen. Non ti interessano gli UFO, non cambiare discorso. Devi solo ammettere che sei una persona terribile. No, non lo ammetto, perché è colpa tua e basta. Comunque, sì. Prima di chiudere il video, ovviamente dobbiamo salutare gli altri nostri sei eroi del giorno. Hai visto l'UFO? No, non peccato. L'ho visto, Lupo, mi fai salutare? Sì, vai. I nostri sei eroi, che per oggi sono The Different Twins, scusa, l'ho sbagliato. Aia. The Different Twins, guarda come l'ho ridetto. Bravissima. Bene. Lorenzo, Dallug, Andrew, Eugenio e Mike Wazowski. Ciao ragazzi. Grazie mille per la condivisione. Beh ragazzi, il video è finito così, se vi è piaciuto lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.